Pranzo di Babette, di cui abbiamo visto alcune scene, è la storia di una rifugiata francese che, dopo aver vinto alla lotteria, usa i suoi soldi per preparare un sontuoso banchetto per la piccola comunità danese che l'ha accolta. Il suo regalo culinario diventa così un atto di gratitudine che trasforma e unisce la comunità. Questo film serve da esempio per introdurre il dibattito tra due modi di intendere il cibo. Da una parte la tendenza moderna della gastronomia atomizzata, dove l'esperienza culinaria è spesso un piacere solitario. Dall'altra il convivium dialogorum, che vede il cibo come un'occasione di incontro, un'esperienza che può arricchire spiritualmente ed unire una comunità. Questo tema sarà al centro della conversazione che terrò lunedì 13 novembre all'Università Lumo.